Non posso credere che mio padre sia morto. Mi vengono in mente tante persone che avrei preferito morissero prima. Tipo mia madre. Sono passati 4 anni da Las Vegas e 2 da Bangkok. Phil, Stu e Doug vivono tranquilli la loro vita da sposati. Le foto delle loro notti da leoni sono state cancellate e tutto è soltanto un ricordo. Alan è l'unico che ancora non ha trovato un senso nella vita. Ha smesso di prendere le sue medicine e la sua follia e le sue assurdità sembrano non avere limiti. I ragazzi e la famiglia lo convincono ad andarsi a curare in una clinica in Arizona. Nessun matrimonio, nessun addio al celibato, nessuna sbronza da smaltire, quindi. Ma qualcosa va storto, naturalmente. Che cazzo fa? Una notte da Leoni 3 riporta i ragazzi della gang in quella Las Vegas dove tutto era iniziato, ma si differenzia profondamente dai 2 capitoli precedenti nello schema narrativo, trasformandosi in una sorta di action comedy decisamente più convenzionale e meno delirante. Mi è arrivata una strana mail, Magaia di ciao. Panzone, siamo vicini, non dire a nessuno ciao. È firmato ciao. Il tentativo di cambiare lo schema per non ripetersi è legittimo, il risultato altalenante. La parte comica è quasi tutta sulle spalle di Galifianakis, ormai in grado di reggere un film da protagonista assoluto. Ma che fa la baciata? Che ci fai qui? Solita banale vita, e galli da combattimento? Che carini, galli da combattimento! Rinunciare alla classica formula, però, snatura il film e lo priva della sua idea di partenza, rendendolo una commedia come tante, con battute e situazioni divertenti, ma non memorabili o destinate a diventare di culto. Alan! Venuta bene? Non possiamo più essere amici. Quando stiamo insieme succedono cose brutte e la gente si fa... Manca quella follia delirante che caratterizzava i primi 2 capitoli, tratti grimbagno, neonati, tatuaggi e scimmie. Stasera finisce tutto. Ciao, di ciao, ciao! Porca... I believe I can fly. Adoro la caca! Che sì, ho fame. Mamma, sto parlando con dei clienti. È tanto antipatica. Hai sentito, mamma? Tu non piaci a nessuno. E chiudi quella boccaccia!